Bene ragazzi, che cosa abbiamo qui? Uno stereo 8 della Voxon Sonar, qualcosa di questo genere, mi sembra di leggere. Bello, bello mastodontico, devo dire abbastanza rovinato, c'è la schiena anche un po' rovinata. Voxon GN207 col cavo ancora originale. Se lo andiamo ad accendere, l'oggetto si accende anche addirittura, perché l'avevo già provato. Come vedete, si accende senza problemi. E ovviamente in questo caso lo accendo con l'ingresso fono, ma comunque funziona. E possiamo anche sentire sull'altoparlante un leggerissimo soffio, se non fosse che però i potenziometri sono completamente inchiodati. E nel momento in cui io vada a inserire una cassetta stereo 8, lui si accenda, ma non gira assolutamente nulla, per cui c'è anche da capire un po' che cosa è successo. In ogni caso, seppur qui anche il mobile vada riparato, proviamo a smontarlo tutto, proviamo a vedere come è messo e che cosa possiamo fare, perché è un oggettino molto interessante per cui si può fare una piccola riparazione e un piccolo restauro. Vabbè, forse piccolo piccolo sul mobile no. Allora, il primo problema, al di là di questa batteria di condensatori che non voglio toccare, anche se c'è tipo tutta questa plastica molto gommosa e orrida, e che il trasformatore si è sganciato, per cui adesso io lo riavviterò, c'è da togliere quel bulloncino là in mezzo incastrato, e poi almeno questo lo abbiamo sistemato. Qua alimentatore rifissato, i due trasformatori sotto abbiamo visto che lasciamo comunque tutto così com'è perché funziona, e questa parte la possiamo tranquillamente riavvitare. A questo punto ci dobbiamo occupare di tutto il resto, cioè di tutta la parte meccanica, capire come smontarla, ma teoricamente non dovrebbe essere troppo difficile. E già che ci sono, quasi quasi la smonto per provare a capire anche, non rimontando l'alimentatore, come si può riparare il mobile. Che potrebbe essere una scelta molto ma molto saggia. Allora, con soddisfazione, una volta smontate con la cassetta dentro, se vado ad accendere l'alimentazione, il motore gira e mi sembra che giri assolutamente assolutamente bene. Ergo, adesso voglio capire perché effettivamente questa ruota qua è talmente bloccata che naturalmente blocca tutto il resto della meccanica e diciamo di quello che riguarda l'oggetto in sé. Naturalmente questa va sicuramente smontata perché la sento veramente veramente molto dura, va lubrificata tutta quanta e vediamo se riusciamo a farlo partire. Allora, qui smontato il frontalino, questo qua, smontata la parte sotto del capstan, dobbiamo cercare di togliere quella maledettissima cuppina che sta qui, come vedete, sta lì in fondo, probabilmente la vedete, che purtroppo è abbastanza incastrata perché non potendo neanche togliere tutto il resto della meccanica, perché non viene via se non smontando il mondo, proverò a toglierla da qui, ma è molto ma molto complesso. Ricordatevi sempre che quando un oggetto è costruito bene, tutto il blocco del capstan viene via ed è possibile manutenzionarlo senza problemi, nonché anche dare poi una pulita se necessario a tutto il resto della meccanica. Naturalmente qua ci sono tanti punti di saldatura che sono andati via, ci sono dei punti arrugginiti, adesso piano piano naturalmente proveremo per quello che si può a risolvere un po' tutto, ma quello che è importante ovviamente è che possa far girare il nastro. Quindi adesso comunque procediamo a pulire tutta sta roba. Un consiglio che vi do quando ripristinate meccaniche così vecchie, soprattutto di apparecchi che non sono super precisi, come per esempio uno stereo 8 oppure una piastra cassette molto vecchia, molto rovinata, quindi non comunque reference o cose del genere, veramente l'utilizzo del sidon per pulire queste pulegge, perché guardate la differenza abissale tra la parte non pulita, che non pulirò perché non è importante, o meglio l'ho pulita soltanto con un po' d'alcol, e la parte pulita dove effettivamente deve girare la cinghia, che prima era ben incisa e rovinata e incrostata, adesso è tornata lucida e nuova, così come anche il capstan, che prima era molto molto rovinata, adesso come vedete
Sì, è rimasto un po' rovinato. Questa parte qua è probabilmente voluta per far aderire meglio il nastro, ma vedete che è decisamente tutta un'altra cosa. Per cui ve lo consiglio spassionatamente di utilizzarlo solo in questi casi, perché fa veramente la differenza. Allora, rimontato tutto, attaccato all'alimentazione, infilato una cassetta molto marcia, ma veramente molto marcia perché l'ho riparata già 4 volte. Spingiamo all'interno. Se attacchiamo la spina funzionerebbe anche molto meglio. Come vedete il disco, la cassetta gira e... per problemi della cassetta, non del lettore, e anche della testina, qualcosa si muove, funziona anche, come vedete, il cambio tracce in maniera perfetto. Ma questa cassetta, guardate cosa ho dovuto fare per provare a farla leggere, in più c'è il nastro mezzo incollato, insomma non è... Insomma, diciamo che il lettore funziona, la cassetta è completamente marcia, il nastro è cotto, i tamponi pure, il capstan qua è diventato una roccia e quindi non gira assolutamente niente, ma lui funziona. Adesso comunque rifarò un po' di punti di saldatura che mancano qua perché sono saltati con delle botte e poi lo rimontiamo. Ovviamente che rifaccio tutte le saldature del caso e lo rimonto nel suo chassis di legno, decido anche di procedere a reincollare il tutto, cercando di farlo stare fermo nel miglior modo possibile per dargli una parvenza di solidità a tutta la parte di legno, per quello che può essere ancora possibile. Niente amici, l'ho pulito, l'ho sistemato tutto, guardate come è diventato più o meno bello, guardate come l'ho lucidato tutto bene, non ho i potenziometri, ma c'è un problema, io non posso provarlo bene perché questa cassetta qua che ho ha il nastro che è incollato, guardate, non riesce a girare. Quando la inserisco nel lettore, giro un po', ma poi sforza e pianta tutto. E come vediamo, lascia il segno anche sul nastro, il capstan che gira, ma il nastro, essendo inchiodato, non gira. Però qua c'è una persona che secondo me può essermi d'aiuto per capire se funziona effettivamente bene questo oggetto. Sì, è assolutamente necessario chiamare una persona che ha cassette stereo 8, Manuel. Pronto? Ma buonasera, come stiamo? Buonasera Matteo, ma quale onore, a cosa dobbiamo questa tua telefonata? Ma allora, ho un piccolo problema, una cosa che sicuramente tu sai come puoi risolvermela, perché certo, è una cosa certo. Che è una di quelle cose che sicuramente tu hai e con cui riusciamo a fare qualcosa per capire se questo affare funzioni. Sì? Parliamo di uno stereo 8 della Voxon, molto carino, forse lo ricorderai, tutto col mobile in legno scassato. Ah, sì, se non sbaglio te l'avevo dato io perché non valeva la pena di ripararlo, certo. Naturalmente. Ah, e okay. come tutte le cose che compaiono, sbucano dal mio garage, no, io l'ho recuperato e mi sono accorto di avere soltanto una cassetta di Celentano che talmente quanto era marcia è incollata, gli ho rifatto i cuscinetti con dei feltrini, ma gira talmente tanto male che ho capito che sono riuscito a farlo girare, ma è difficile da testare, insomma, non c'è niente certo. Da fare, devo portartelo per testarlo da te. Sì, va bene, ma preferisci che ti do io una cassetta? No, vengo direttamente con l'oggetto che facciamo prima, tanto sai che capito spesso a Milano. Va bene, perfetto, allora ti aspetto per provarlo. Grazie, grazie, ci vediamo tra tempo indefinito. Ci vediamo.